Domenica prossima, anziché continuare a fare convegni, andiamo a pulire questa città che continuano a fare discorsi su Facebook ed è una delle città più sporche d'Italia. Prendiamo le magliette gialle e portiamole a Roma tutti insieme con il PD romano e andiamo a dimostrare che qualcuno parla e noi le cose le facciamo. Una trasmissione televisiva, il candidato sindaco di un importante movimento politico del nostro paese, in una importante città della Liguria che inizia con G, che, non voglio fare nomi naturalmente, che ironizzava sull'affluenza alle primarie. Trattasi dello stesso candidato che ha fatto le comunarie con un centinaio di voti, le ha perse. Il capo ha detto quella che ha vinto non va bene, ha scelto lui e costui, con grande sprezzo del pericolo, va in televisione a ironizzare sul 1.800.000 persone che va a votare il candidato leader del Partito Democratico. Io non dico quale sia il senso della politica in questo, ma il senso del pudore mi sfugge. Autorevoli leader con i click hanno preso 147 click, quando si sono candidati alla preferenza hanno preso 48 voti, vengono a dire a noi che abbiamo un problema con l'affluenza. Voi avete un problema con l'influenza, fatevi vedere, perché qualcosa non funziona. Non vi sentite bene, ragazzi? Vorrei dire grazie di cuore a Andrea Orlando e a Michele Emiliano, dal profondo del cuore. Chi dice? Chi dice, non sono pochi, che questo congresso non è stato un congresso vero non conosce né Andrea Orlando né Michele Emiliano, ma soprattutto chi dice che questo congresso non è stato un congresso vero è perché è abituato alla falsità. Sono quelli che falsificano le notizie sui social, che falsificano i profili, trolls, che falsificano le coperture sui vari redditi di vario genere. Sono quelli che falsificano o che si attaccano alle prove false. Sono quelli che hanno un concetto, una relazione complicata con la parola verità. Parlano di post-verità immaginando che la verità stia nel post del guru. No, non è così. Il tempo della post-verità non è che uno arriva, ne spara una più grossa degli altri e ha ragione.